Ciao, ti parlo adesso di un episodio che ovviamente come molti altri mi è successo tanti anni fa. Cercherò di essere il più breve possibile anche se non so se ci riesco perché ci sono tante cose da dire. Poi comunque lo sai che si può sempre plic, spegnere e zittirmi. Quando avevo 18 anni io ero appassionatissimo di motori, chiaramente come molti ragazzini. Avevo già cominciato da 3 anni, avevo cominciato a 15 anni a fare le gare in moto, prima di motocross e poi altre. E comunque la mia più grande aspirazione erano i rally. I rally, quindi, vabbè, se non sai cosa sono i rally, dai, informati un attimo perché non sto qua a spiegarteli. E cos'era successo? Che io ho cominciato a studiare a Genova, a ingegneria, e mi ero fatto amico come compagno di scuola. Il figlio dell'ACI, del presidente dell'ACI, ecco, non il figlio dell'ACI, del presidente dell'Automobile Club. L'Automobile Club all'interno aveva una squadra corse che si chiamava Grifone, che penso ci sia ancora adesso, che era famosissima a livello internazionale, aveva i più grandi piloti italiani uscivano dalla Grifone. E un giorno mi fa sto qua, ma perché non vieni a qualche riunione della Grifone, dell'Automobile Club? Ma io ci sono andato, ero appassionato di rally, figurati se non ci vado. Poi tutto quello che era alternativo allo studio, figurati. Allora sono andato e insomma sta Grifone mi ha preso, io avevo proprio la faccia da bambino, 18, 19, 20 anni, ero un bambino, cioè ma proprio non avevo niente in mente, giocavo con le macchinine. Ero abbastanza indietro, sia come fisico, sia come proprio un po' immaturo, però alla fine è stato un po' sveglio, non so se sia tanto giusto. Comunque io ero proprio bambino, avevo la faccia da bimbo. E infatti se qua dicevano, ma hai 18 anni davvero? Sì, faccio l'università, sì. Poi ero babbozzente, quindi insomma, questi qua mi dicono: ah, ma se sei appassionato di rally, purtroppo i rally costano molto. Però noi abbiamo un corso che non è per piloti, è per navigatori. Allora, il navigatore è quello che sta di fianco al pilota e che dice al pilota: gira a destra, gira a sinistra, 100 metri, veloce, queste cose qua, no? E niente, lui, il navigatore, non vede niente della strada, a parte che è seduto più in basso. Ma poi è concentrato a leggere con la lucina, perché i rally erano quasi tutti di notte, e dava informazioni sul percorso. E allora questi qua mi fanno, sai che noi abbiamo gratuito un corso per navigatori, è aperto ai giovani gratuitamente, vuoi farlo? Sì, gratuito, si fa. Sono andato lì un po' di settimane, insomma, morale alla favola, mi danno il patentino non da pilota di rally, ma da navigatore di rally. Oh, ma non c'era nessun diciottenne che ce l'aveva, cioè veramente. E questi qua poi quando mi danno faccio questo esame, non so cosa, e mi dicono, ma tu te la sentiresti davvero di fare un rally come navigatore? Sì, ho imparato, ho la passione, e va bene, questo episodio finisce qui, io ho il patentino. Cosa succedeva? Che a Biella c'era il rally della lana perché a Biella c'erano tutti i lanifici, c'era lo Zegna, il Fila, il Cerruti, insomma, tutte le più grandi aziende laniere d'Italia erano a Biella e quindi il rally si chiamava in quel modo. E il rally era così importante perché era poi l'unico avvenimento che c'era in questa cittadina che, sinceramente, a parte la lana, non aveva niente da offrire. Che tutti diventavano matti per sto rally. Addirittura questo rally non era di un campionato regionale, era del campionato italiano rally e campionato europeo rally, quindi perché era un percorso molto interessante. Quindi poter vedere ogni anno, io ragazzino, già da quando avevo 14-15 anni, poter vedere queste macchine che passavano era una goduria, non solo. Ma la Fiat Lancia avevano come officina ufficiale dell'elaborazione delle loro macchine un certo Mario Frank che aveva l'officina a Biella, non so se ci sia ancora. Per cui io vedevo spesso passare sui camion, sui furgoni, queste
queste macchine da rally, quando potevo andavo là a buttare un occhio, chiaramente i ragazzini in un'officina non danno fastidio, non sono delle spie, quindi li facevo entrare una volta, non da frame ma dall'altra parte, ma avevano fatto avvitare le ruote della macchina, tutto gasato. Hai presente come quando i bambini che giocano bene a tennis vanno a fare la catapalle nei tornei? Non gli sembra vero, no? Passare l'asciugamano a quello o quell'altro. E io uguale, andavo lì, mi gasavo, poi tornavo a casa, mi hanno fatto avvitare un bullone, ho cambiato il filtro della macchina. I miei dicevano, sì, ma se studi meglio, ehi, va bene, dai, sabato e domenica fammi andare. No, non era sabato e domenica, era durante la settimana, fammi andare lì un'ora ogni tanto. Insomma, cosa succedeva? Che la cittadina si fermava per il rally. Cioè tutti diventavano matti già da 4 o 5 giorni prima perché c'erano queste macchine che sfilavano, poi c'erano le macchine che provavano il percorso che aveva tante tappe intorno a Biella, però ecco dal centro di Biella era al massimo 60-70 km perché poi andavano avanti e indietro come una stella, no? Per cui passavano sempre da Biella. E noi ragazzini avevamo l'abitudine che andavamo a vedere i rally. Queste macchine già tutta la settimana prima, mentre facevano le prove, andavamo proprio sul percorso. Percorso aperto alla circolazione, ma loro tiravano, cioè, specialmente di sera, facevano le evoluzioni così. E ecco, succedeva che la famiglia era l'unica occasione in cui, quando io avevo 15 anni, 16 anni, mi lasciavano uscire da solo anche la sera. Ma tornavo a casa alle 4 del mattino, tanto sapevano che io ero a rally, era come che fossi una famiglia, perché non ero da solo, ero con i miei amichetti così, ma c'erano centinaia, se non migliaia di famiglie che andavano lungo il percorso a vedere queste macchine, per cui non ero abbandonato, insomma, mi lasciavano andare, per cui figurati. Io quell'anno lì, dopo che, quindi avevo appena fatto 19 anni, quell'anno lì ho girato per le officine, però me la tiravo un po' di più. Prima perché non avevo più 14 anni come prima, ma poi perché avevo il patentino da navigatore. Lo giravo le officine e tutti mi dicevano: ah, hanno un modo di dire a Biella, che lu, che vuol dire eccolo, che lu, ardlu, che vuol dire guardalo, che è un po' dispregiativo, quasi da prendere in giro, come dire: ah, eccolo qua. I rompipalle, no? Però io, siccome ero Ducatino, persettino con la mia camicina pulita, e dopo che sono diventato bestia, ma prima ero tutto Ducatino, e niente, mi facevo ben volere perché alla fine non davo fastidio a nessuno. Ero lì che guardavo queste macchine, questi piloti, e c'era la bacheca, la vetrina con i caschi, e c'erano i pezzi di ricambio che arrivavano ufficiali. Da Fiat, da Lancia, io guardavo quando li sballavano, diventavo matto, li aiutavo a aprire le scatole. Insomma, sono andato lì quell'anno che avevo il patentino, avevo il patentino. E gli faccio a uno dei meccanici: non è che per caso c'è qualche pilota che è senza navigatore? Perché io ho il patentino. Non so se si è capito, avevo il patentino da navigatore. E questi qua, insomma, uno mi fa, non da friend, da un'altra officina minore, diciamo. Ma sì, guarda, c'è il tale Ramella che di solito corre con la moglie, ma quest'anno non so perché non ce l'ha, lei non vuole, non ha voglia. Ed è senza, gli dispiace perché non trova nessuno che fa il navigatore. Dico, caspita, se tu mi presenti a sto tizio, io ho patentino, posso fargli da navigatore. Insomma, parlo con sto qui, con sto signore, aveva avuto 45 anni, avevo 19. E questo qua fa, ma veramente c'hai il patentino? Sì, l'ho fatto vedere, no? Scuderia Grifone, poi io la conosceva. Caspita, è una scuderia della Madonna, no? E va bene, dai, allora devi fare una cosa però, devi, mi ha dato il percorso, e devi girare in queste sere tutto il percorso a prendere le note, quindi ad annotarti dove sono le curve più pericolose. Ce l'hai la macchina? E faccio, c'ho il cinquino, c'ho la 500. Ah, va bene, tanto non devi mica andare forte, basta solo che tu memorizzi quali sono le curve strette, che so, destra meno meno, o le curve larghe, sinistra più più, che vuol dire la puoi fare al massimo della velocità. Ma poi queste cose le sapevo già, ma le sapevo meglio di lui, perché
fatto il corso e avevo il patentino. Allora io ho girato questa macchinina e mi annotavo, avevo la pila, mi fermavo, scrivevo le note. Insomma, per 10 giorni io uscivo quasi tutte le sere. I miei erano un po' insospettiti, no? Che dicevano, ma come? Esci già a vedere Rally 10 giorni prima, quando di solito uscivi 3 giorni prima. Ma no, sto guardando in su perché c'è il cane che è appollaiato sul, no, appollaiato, c'ha la testa sui sostegni della balaustra, lì che guarda con le orecchioni e dice, ma che cazzo fa sto qua? All'una di notte lì che parla un telefonino. Insomma, succede che, oh, questo qua mi prende e poi mi fa, devi procurarti la tuta ignifuga, la sottotuta ignifugo, che per legge, e poi gli faccio io, ma ci sono da spendere i soldi perché non ne ho. Ho il patentino, ma non ho i soldi. Fa, no, 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 ci mancherebbe altro, sei un ragazzino. Però se per caso conosci qualcuno o vai in qualche negozio di autoricambi e in cambio dell'adesivo ti fai dare qualche 10.000 lire, va bene, va bene. Fan comodo per la benzina, insomma, io andavo di giorno, ho rotto le palle a decine di negozi. Poi c'avevo esperienza in quella cosa lì, perché io organizzavo le feste del liceo e le feste del liceo erano organizzate chiedendo sponsorizzazioni a tutti i negozi che c'erano in Biella, no? Per cui portavo a casa dei premi anche interessanti, dal paio di sci al maglione di cashmere e così via. E anche lì ho portato a casa i soldi. Dalla Seiara autoricambi, poi c'era mio fratello che lavorava a una radio locale, Radio Piemonte. Radio Piemonte Stereo. Lui faceva il DJ, ma più che altro faceva la telecronaca sportiva del calcio dei motori. Allora, quando gli ho detto che io facevo Storelli, è andato ovviamente in fibrillazione. Cazzo, mio fratello fa Rally. Allora avevamo detto: non diciamo niente a casa, se no ti legano al divano e non ti fanno uscire. E va bene, allora io poi dovevo trovare il modo di dirlo a casa, no? Allora io uscivo tutti i giorni a fare la ricognizione sia dei negozi sia la ricognizione del percorso e tutte le sere. E insomma, e ufficialmente non dicevo bugie. Dove vai? Al rally. Ma cosa vai a fare? A vedere il rally. Tra vedere e fare c'è un po' di differenza, no? Però vabbè. Piccole bugie, avevo 19 anni, no, ero un bambino. E insomma, allora trovo un. Che poi ero intraprendente, cioè faccio delle cose che adesso che ne ho 60 non farei più. Cioè, ero andato a rompere le scatole a un pilota di Formula 3 lì a Biella per farmi prestare la sua tuta. Ma pensa a te, io non avrei mai il coraggio di farlo adesso. Ma allora, con la sfrontatezza, l'incoscienza, la consapevolezza, non so cosa, dei diciottenni, mi sembrava di avere un mondo in mano, perché io, sai cosa avevo? Il patentino. E allora con questo andavo in giro, solo che il sottotuta non l'ho trovato. Allora abbiamo preso una Dolce Vita bianca, abbiamo fatto col pennarello un tondino dietro, che se qualche giudice di gara veniva a controllare e diceva il sottotuta è ignifugo e omologato, c'è il pallino. Non mi avrebbero mai chiesto, non mi avrebbero mai beccato, però era meglio essere quasi in regola. E niente, arriva il giorno del rally e mio fratello che faceva le telecronache, tutto in fibrillazione, non diceva niente, no? Perché mia mamma ascoltava alla radio mio fratello, ovviamente. E allora c'è il rally, qui e là, i nostri piloti, tic tac. Poi tra l'altro il giornale locale, l'Eco di Biella, aveva pubblicato l'elenco dei partenti, io il numero 84, Ramella Piccinato su Alfa Romeo. E, ma figurati se mia mamma sta lì a guardare, cioè era pubblicato ma non lo sapeva nessuno. Mio papà era fuori casa quel sabato, ah, papà ti tiro le orecchie, andavi a caccia, questo te l'abbiamo sempre rimproverato. E va bene comunque, poverino, era l'unica passione che aveva. E è andato a caccia, no? E a un certo punto non mi ricordo se io ho telefonato a casa o mio fratello l'ha detto live per radio. Fatto sta che abbiamo detto a mia mamma: guarda, che nel cassetto del comodino c'è una lettera per te. Oddio, cosa è successo? Niente, vai a leggere una lettera del ciccio. Io sono il ciccio. E nella lettera c'era scritto: mamma, mi dispiace che io sono a Rally, però in realtà
sono su una macchina da corsa, faccio il navigatore, non guido, ma sono quello che dice le annotazioni stando di fianco, e abbiamo la macchina numero 84. Tra l'altro, il percorso passa sotto casa tua, sotto casa. E partiamo alle 3, quindi più o meno 15:10, 15:12 dovremo passare in via Torino a Biella in discesa. Quindi se ti affaccio al balcone ti salutiamo. Ho sentito, abbiamo sentito, non so se io, mio fratello, che singhiozzava, che piangeva, che mio fratello di averla chiamata 3-4 volte a dire tranquilla, non succede niente, no? E poi quell'anno lì c'erano tutte le macchine ufficiali, c'erano le Stratos. Ora, se non sai cos'è una Stratos, informati. Era la macchina più bella al mondo e le macchine da corsa. Quindi c'erano 3-4 Stratos, un sacco di Porsche, un sacco di Alpine Renault, c'erano le 124 Spider, c'erano le macchine più belle che si potevano avere in un rally. E noi avevamo questa Alfa che sì, non era niente di speciale, era un 1300, pompatissima, però era un 1300. E niente, allora mio papà arriva a casa alle 2 e mia mamma lo accoglie con tuo figlio. E cioè, mio papà gli viene infarto, cosa è successo? Un incidente? No, no, è a rally. Lo so che è a rally, tutti gli anni ci va. No, ma lui è su una macchina da corsa. E mia mamma mi ha detto, guarda, tuo papà non gliela perdonerò mai. Quando gli ho detto questo, sai cosa mi ha detto? Non mi ha detto, quando arriva lo metto in castigo. Sai cosa mi ha risposto? Ah sì? Che macchina? Che numero è? Dimmi, dimmi, dimmi. Ma come? Anche tu incosciente come lui, non sei preoccupato? Mio padre fa, dai, è grande ormai, vive fuori casa, è sveglio. No, io non, cioè non è che ero sveglio, non ero sveglio. Avevo quelle intuizioni che magari solo i pischelli hanno, 19, 19 anni hanno. Insomma, parto per Storelli, passiamo sotto al balcone, gli dico a me la suona qua, che sopra ci sono i miei, pa, 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 pieno di gente così. Avremo in contatto per le strade, io non dico centinaia, migliaia, 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 c'era la gente ai bordo strada, non al bordo, 3-4 file di persone accalcate a vedere le macchine che passavano. E anche noi, che eravamo il numero 84, quindi non certo tra i vincenti, c'era ancora gente lì che applaudivano. Madonna, che emozione! Insomma, tutto Storelli, la gente, ma no, non ci conosceva nessuno, però applaudivano. Fantastico. Insomma, partiamo per sta gara, facciamo la prima prova speciale, la fine della prima speciale, che tra l'altro abbiamo fatto, nonostante fossimo un equipaggio 84, tipo il settimo, il decimo tempo, perché questo qua era fuori il cervello, il pilota guidava come, beh, è ovvio che doveva andare forte, ma guidava come un matto, è un pazzo completamente, completamente fuso, anche perché lui in realtà non aveva bisogno del navigatore che gli diceva curva a destra, curva a sinistra, lui era già il 20° anno che faceva il rally, le strade erano sempre quelle. È come che io volessi dire a te giro destra, sinistra, al semaforo sotto casa tua, ma lo conosci, no? Le strade del rally lì i biellesi le conoscevano a memoria, potevi fare gli occhi chiusi, per cui sto qua tirava come un matto. Tra l'altro a me faceva molta impressione perché le macchine vanno tutte, adesso non sto lì a spiegarti, fanno il pendolo, vanno tutte in scodata, no? Cioè tu hai il tornante a sinistra da 200 metri e tu 200 metri prima cominci e poi la fa tutta in scodata, no? Quando la macchina si girava verso il lato destro, che era il mio, io mi vedevo la gente che mi passava così, ma a 150 all'ora, 120, poi 100, poi a una velocità assurda, a mezzo metro dalle gambe della gente. Cioè, ragazzi, se solo lì ti scappava la macchina. Infatti ogni tanto i rally ci sono degli incidenti perché la gente sta all'esterno della curva, ogni tanto la macchina esce. Cosa è successo? Che lì invece non è successo niente in particolare, abbiamo fatto un tempo della Madonna e poi invece si è rotto il cambio, per cui la macchina si è rotta e ho telefonato a casa, come dico in un'altra barzelletta, la macchina si è rotta. E allora i miei, papà e mamma, sono venuti con
con la loro macchina a prendermi, non so dove, eravamo a 30 km da Biella, in montagna, con la macchina rotta lì, che poi gli hanno chiamato il carro attrezzi e ci hanno riportato a casa. Con mia mamma ancora che piangeva, cazzo piangi? Cazzo piangi, sono qua, mi sei venuto a prendere, mi vedi che sono intero, sto bene, ti ho telefonato, vuol dire che sto bene, no? Io capisco se tu sei arrabbiata, ok, ma piangere ancora che mi vedi lì? Mio papà invece, poverino, mio papà voleva punirmi perché ho raccontato un sacco di palle a casa e dire una cosa che mi dava fastidio, giustamente le balle, fan girare le balle. Però nel frattempo mio figlio ha fatto i rally. Mio figlio era sulla macchina da corsa. Mio figlio, che poi lui era già abituato a vedermi in gara, perché era già 3 anni che facevo le gare in moto. Ma il rally, come ho detto prima, era il rally. Poi, tra l'altro, io come navigatore no, conoscevo tutte le regole, ma non valevo niente, perché io soffro la macchina, allora, balbuziente, che poi mi è passata, soffro la macchina. Io alla terza curva ho vomitato in macchina, è una cosa che non ho detto a nessuno questa. Infatti c'era il mio pilota, Ramella, che bestemmiava come un turco. Ma per la puleta, porco qui, porco! Intanto bestemmiava, poi io perché avevo rimesso, non riuscivo più a leggere le note, poi avevo confuso i in un casino, avevo 19 anni, dai. Infatti dopo mi hanno invitato a fare ancora degli altri rally, non sono più andato così perché avevo visto che i miei avevano paura, allora già facevo le gare in moto perché dovevo stare lì a fare casino, a fare i rally che i miei... Non so perché, per la moto invece, sì, mia mamma mi diceva quando andavo a fare le gare, vai piano. No, non vado piano, vado a fare una gara, devo vincere, vincere, devo andare più forte che posso. Dimmi, stai attento, non farti male, ma vai piano. Come dicono a Bergamo, potta, come si fa? E invece sui rally avevano proprio paura perché erano più pericolosi, non lo so. Infatti mi avevo invitato appunto a fare un rally ad Aosta sulla neve, neve ghiaccio, e no, non me la sono sentita perché avrei dovuto comunque mentire di nuovo, lo fai una volta. Ma poi non lo fai più perché volevo bene i miei, li rispettavo e non volevo fare il deficiente. L'avevo già fatto, mi ero tolto questa soddisfazione. Basta, poi il gioco è bello quando dura poco. Non l'hai fatto una volta, sapevo che non avrei mai potuto fare il pilota perché ci volevano troppi soldi. E anche fare il navigatore non è che desse poi queste grandi soddisfazioni. Ti veniva la nausea. Vedevi il pericolo davanti agli occhi, poi comunque era il pilota che vinceva, preferivo la moto dove ero io protagonista sul mio manubrio, sulla mia sella. Ecco, ti ho raccontato questo episodio qua. Qualcuno mi chiede, ma perché racconti questi video, le cose tue? Allora, tra tanti motivi che si possono immaginare, di così... Non so quali, ce n'è tanti. Ma uno in particolare, io ho visto che negli ultimi 3 anni sono invecchiato tantissimo, ma veramente tanto, ho perso tantissimi punti e ho paura, ho il terrore di dimenticarmi tutto. Quindi con questi video mi rimane una memoria, per cui quando sarò lì rincoglionito o quando guiderò col cappello, c'ho i vostri video, se per caso internet esiste ancora, i computer esistono ancora. C'è questi video che mi ricordano questi episodi della mia vita. No, vabbè, questa è una battuta, ma neanche troppo. Ma te lo dico un'altra volta, sono già passati 24 minuti, direi che potrei piantarla lì e quindi ti ho raccontato la mia esperienza, un episodio che io trovo simpatico. Magari simpatico solo per me. Ciao ciao!